Una gara che sembrava essere stata instradata sui giusti binari con il doppio vantaggio rischia di diventare un incubo per la recanatese, rimontata dal vasto Girardi che nel finale ha avuto anche un paio di occasioni per portare a casa i tre punti. È finita 2-2 al termine di un incontro ricco di emozioni e che conferma due cose. I leopardiani al momento fanno fatica a reggere lo stesso ritmo per 90 minuti, complici anche le poche alternative a centrocampo per mister Giampaolo per via di alcuni infortuni. I molisani sono una mina vagante del girone e non rinunciano mai a giocare. Al Tubaldi gli ospiti fanno vedere buone cose nei primi 10 minuti della prima frazione di gioco, poi sale in cattedra la truppa giallorossa che colleziona alcune interessanti situazioni di pericolo. Il gol del vantaggio locale arriva al 20esimo, traversone dalla sinistra di Pezzotti, sfera calciata al volo da Piccioni che colpisce la traversa e poi il palo opposto prima che la palla superi la linea bianca di porta. Il raddoppio 10 minuti più tardi. L'azione questa volta è tutta di Pera, il primo tiro viene respinto da Guerra, ma il tap-in del bomber di casa è successivamente vincente. Doppio vantaggio tutto sommato meritato per la recanatese, che però alla fine del primo tempo accusa un calo che porta gli ospiti ad alzare il baricentro. Collezionano alcuni tiri dalla bandierina, qualche soluzione da fuori area e un calcio piazzato dal quale scaturirà la rete che dimezzerà lo svantaggio. È il 44esimo quando il capitano Ruggeri piazza la sfera a fil di palo. Nulla da fare per Santarelli. Il gol a fine primo tempo aumenta l'autostima del vasto Girardi che si avvia negli spogliatoi sapendo che la partita è ancora tutta da giocare. La recanatese tuttavia, dopo appena 8 minuti della ripresa, potrebbe chiudere i conti e scacciare i fantasmi, ma Piccioni questa volta manca il bersaglio grosso da posizione comunque non proibitiva. Fabio Prosperi, tecnico ospite, decide tre cambi simultaneamente. Fuori Michillo, Raucci, entrambi ammoniti, e Acunzo. Dentro Gentile, Bruni e Mele. Mosse azzeccatissime perché da questo momento in poi il vasto Girardi prende in mano il centrocampo e domina l'avversario. La rete del 2-2 arriva al 13esimo ed è un colpo di testa di pesce su traversone dalla destra di Mele. L'azione però sembra viziata da un precedente fallo su Gomez commesso proprio da Pesce in un contrasto a metà campo, su cui l'arbitro Jacobellis, che ha diretto molto all'inglese, non è intervenuto tra le proteste dei locali. La recanatese non ne ha più e per ben due volte rischia di subire il 3-2. Clamoroso il salvataggio sulla linea con l'aiuto della traversa di Scognamiglio dopo che i locali avevano perso una velenosissima palla a centrocampo. Alla fine il punto per i giallorossi marchigiani appare oro colato.